toppa lì, toppa là, toppa su, toppa giù, poi fa il video l'ambrenedetto e la strada miracolosamente diventa perfetta. Vi ricordate il mio video fatto alla dogana di Como, Chiasso, Como, dove facevo vedere che la Chiasso era perfetto e Como appena entravi dopo la dogana faceva schifo? Aspetta che ve lo rifaccio rivedere, poi torniamo ancora qua. Ok, qui di dietro c'è la dogana, 20 metri dietro di me, adesso vi faccio vedere Chiasso. Cioè, sono talmente a livello i tombini che praticamente quando ci passi sopra non senti assolutamente niente. Cioè, oh, prova a guardare la strada, Chiasso! Saremo 50 metri dalla dogana! Guarda i tombini! Passi sopra, non senti niente, 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 è tutto perfetto, non c'è fuori una virgola. Devo parlare con un ticinese, mi ha detto, Lambre, c'hai ragione, vado là in moto, ogni volta rischia di far smarrire. Adesso passo la dogana e vado dalla parte di là, vado in Italia, vado a Como. Ho passato la dogana è lì di dietro a 30 metri da me, e sono in Italia, vi faccio vedere quello che c'è da qui a 300-400 metri, andare su. La dogana, Como. Ho passato la dogana, subito per terra, toppe, rattoppi, controtoppi. Qui sarò a 150 metri dalla dogana, prova a guardare che roba. Tombino là che sarà sotto di... Ora di 50 metri. Fondo stradale, questo è quello che ti trovi entrando in Italia dopo circa 250 metri. Toppa lì, toppa là, toppa su, toppa giù. Poi fa il video l'ambrenedetto. E la strada miracolosamente diventa perfetta. Faceva schifo questa strada. Anni, anni. Di qui avevo fatto vedere toppa di qui, toppa di là. Dopo anni, anni, casualmente, dopo il video, casualmente, è tutta una casualità che tutte le volte che l'ambrenedetto fa il video in un posto, passano 5, 6, 4 mesi, 7 mesi al massimo e poi sistemano. Tutto un caso. Allora, toppa lì, toppa lì, toppa lì, toppa lì, toppa lì. Miracolosamente, dopo il video di Lambrenedetto, non è passato tanto tempo e miracolosamente, come potete vedere, le toppe sono scomparse dopo che questa strada faceva schifo da anni. Casualmente perché Lambrenedetto ha fatto il video. È tutto un caso, giusto? È tutto un caso che negli ultimi mesi, dove ho fatto i video, sono passati un po' di tempo e solo in quel posto hanno sistemato. Solamente una casualità, giusto? È una casualità. È anni che faceva schifo e hanno sistemato. E hanno sistemato. E come praticamente l'ultima volta che sono andato a Napoli, 2 mesi che non passavano a Scampia a pulire, ho fatto il video che era sporco, 2 giorni dopo hanno pulito. Come quando ero a Milano, che praticamente c'era una via di un mio amico, era piena di ingombranti, frigoriferi, compagnia varia, ho fatto il video, passato un giorno dopo che erano 6 mesi che erano lì, casualmente perché ha fatto migliaia di visualizzazioni, casualmente hanno pulito, perché in Italia è tutto così, c'è già un mio video, ne avrei potuti fare non so quanti, poi ultimamente metto solo le fotografie dei successi di Lambrenedetto, su YouTube scrivete successi di Lambrenedetto, stazioni oscene, poi passo io, poi vabbè tutti questi video non sono andati solo sul canale, sono andati anche sulla televisione, sui giornali, mi ricordo a Lecco, una strada oscena, sono andato lì la signora, ma intanto non succede niente, ma intanto non cambia niente, ma intanto sono passati della gente, gli ho detto sciura, adesso è arrivato Lambrenedetto, video, articolo sul giornale locale, trasmesso sulle televisioni provinciali, dopo 3 mesi hanno sistemato, chissà come mai dove passa, non solo qui, anche quando sono andato in Puglia, chissà come mai, anche lì hanno asfaltato. Dove vado io, chissà come mai. Solo che ultimamente non ho le palle piene perché me ne fanno di tutti i colori, ho avuto un episodio veramente vergognoso che mi ha fatto veramente passare la voglia di lottare per il mio paese, per cercare di sistemare queste cose, perché non mi merito questo, dopo che sono anni che faccio queste battaglie.